Fornire appoggio agli orfani speciali, figli e figlie dei femminicidi, è questa la base del protocollo d'intesa che è stato firmato a Potenza dalla presidente del CESTRIM, donna Marcello Cozzi, e dalla presidente della Commissione regionale pari opportunità, Margherita Perretti, nell'ambito del progetto Respiro, la rete nazionale di sostegno per i percorsi di inclusione e resilienza con gli orfani speciali. Il protocollo prevede azioni progettuali che resteranno attive fino ad ottobre 2025 riguardanti la prevenzione della violenza domestica e la sensibilizzazione sul tema attraverso percorsi formativi e laboratori educativi, ma soprattutto processi terapeutici di cura. Noi speriamo, insieme con altre associazioni sulla dimensione nazionale, ma anche con le istituzioni locali, ecco perché questo protocollo, di poter fare rete più possibile intorno alle vittime dei femminicidi. È vero che le vittime sono le donne, che purtroppo non ce l'hanno fatta in queste dinamiche così perverse, però ci sono quelle vittime indirette che sono speciali, che sono i figli, che sono gli orfani, che sono i bambini che restano a casa. È un progetto che ha questo scopo, insieme a quante più realtà possibili, ripeto, fra associazioni e istituzioni, poter creare una rete perché queste vittime speciali non restino sole. È un tema molto complesso che richiede un'azione congiunta di più soggetti, quindi anche noi dobbiamo fare la nostra parte svolgendo per le nostre competenze un'azione innanzitutto di prevenzione sul tema della violenza, ma poi anche di sensibilizzazione, di formazione, perché certamente questi orfani hanno bisogno di tanto.